Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni rotobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Dopo la passeggiata di Baltur Basket sabato 23 settembre per 82-44 ai danni di PSA Modena, recuperato in extremis dopo l'abbandono alla vigilia del torneo da parte di Rimini, i guerciniani fanno su anche la finale contro la più ostica Forlì, con il risultato finale di 73-69. Un primo quarto di studio finito 13-12 per 100, nel secondo quarto i centesi sono più determinati e chiudono a 34-26. Nel terzo quarto ancora i centesi avanti, ma devono subire un po' il recupero dei forlivesi e chiudono a 51-46. Infine, nel quarto tempo i centesi difendono bene e chiudono il match a 73-69. I migliori per 100 si conferma Cantoni con 18 punti, a ruota ben fatto 15, a 11 da Alessandro Chiera con 10. Ancora un buon test precampionato dopo quello di Vicenza, dove la Baldo si è aggiudicata il Memorial del Nicolao. Il campionato parte il 1 ottobre e sembrerebbe iniziare sotto una buona stella. La premiazione con i big della società sul parquet centese, a festeggiare con il giusto bagno di folla la permanenza del trofeo Mazzoni nella bacheca della società Benedetto XIV. Dopo le immagini suggestive della premiazione e la gioia del pubblico che reclamava a gran voce i loro beniamini, c'è stato un momento d'attenzione anche per noi di Taquino Centese, inneggiati dagli Old Lions, e questo fa molto piacere. Ricambiamo l'attenzione e le belle parole dei tifosi nei nostri confronti e del nostro lavoro. Amici, appuntamento per domenica 1 ottobre, ore 18, palazzetto dello Sport di 100, per Baltur 100 Faenza, per l'inizio ufficiale del campionato Girone B. Ciao ciao amici!